una roba che, cioè, pronti? Vai via con un morbido, con un gusto, ragazzi, che è veramente indescrivibile. Dai, 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 proviamola, vediamo come... Madonna! È di un progressivo sta spinta che fa impressionante, non ho altri termini. Proviamo 0-100 in discesa. Via! Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come ben potete vedere alla mia spalla c'è qualcosa che non tutti voi riconosceranno, perché non è qualcosa che si vede in giro tanto spesso. Infatti ragazzi, parliamo di una Zero, in questo caso il modello DSRX, quindi la Gran Turismo, il bestione della casa appunto californiana, e ovviamente parliamo di una moto completamente elettrica, ragazzi. 100 cavalli e 225 Nm di coppia, una roba incredibile. Pensate che il GS ne ha 140, che è già una roba incredibile. Quella, la Panigale, la mia ne ha 103, la V4 ne ha 120, questa 225. Quindi provate anche soltanto a immaginarvi che cosa significa oggettivamente essere fermi, non avere la frizione, non dover pensare a cambiare la marcia, poter pensare soltanto a dare gas, e avere una coppia del genere è una roba... Comunque vi renderete conto, qui abbiamo una piattaforma inerziale che funziona perfettamente, abbiamo un controllo di trazione che è abbastanza invasivo, perché comunque, come detto, la potenza è talmente tanta, la coppia è talmente tanta, non la potenza, che se non avessimo appunto un controllo di trazione che funziona veramente bene, ci decollerebbe al primo semaforo. Ma in ogni caso, quando sei a 30, 40, 50, 60 magari, che vuoi sorpassare, vuoi fare una bella accelerata, hai una spinta che è indescrivibile. Comunque adesso andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio, ne parliamo insieme, poi saremo in sella e vediamo come va. Questo non sarà altro che il primo di una serie di tre test, sempre con 3-0, che gli amici di Square 42, in particolare Federico, ci lascerà fare per potervele portare sul canale e farvi vedere, dimostrarvi a che punto siamo arrivati, diciamo, con la tecnologia dell'elettrico sul campo moto, che come ben sappiamo è un pochino indietro rispetto al mondo auto. Ma se l'andasse questo, devo dirvi che ci siamo proprio. Per cui ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere ed ecco com'è stata la mia esperienza sulla mia prima moto elettrica. Allora ragazzi, prima di partire ci tenevo a farvela vedere un pochino esteticamente. Allora, devo dire che il look è molto lei, non richiama praticamente a nulla di già visto. Appena si guarda la moto, la cosa che risalta di più è la batteria, il pacco batteria, ragazzi, immenso. Però devo dire che dà tanto carico sul davanti, quindi la guidabilità, per quanto sia una moto pesante, tutto è veramente assurda. Il motore è posizionato dietro la batteria, come potete vedere, e abbiamo la possibilità di andare a mettere i pacchi come in qualsiasi Gran Turismo. E non avendo il nostro serbatoio, abbiamo la possibilità di avere un vano porta oggetti che, come vedete, è bello grosso. Io ho messo una felpa, ma ci sta uno zainetto. Ci sono i cavi da ricarica, appunto, per poter essere sempre pronti a ricaricarla. Qui c'è il sistema appunto di ricarica, e la moto può essere ricaricata sia a colonnina che con la presa a casa. Allora, ok, il colore è molto particolare, tutto molto particolare, bisogna rifarsi un pochino l'occhio. Qui abbiamo la possibilità di andare ad alzare manualmente il cupolino. 5 modalità di guida, 100 cavalli, 225 Nm di coppia, che è una roba folle, ma di questo comunque adesso andiamo a parlarne in sella. E niente ragazzi, che dire, io ero scettico, pensavo andasse tanto forte, sì, ma a livello di guidabilità, no, moto pesante, elettrica, boh. Ragazzi, una delle più divertenti che abbiamo mai provato, e ve ne renderete conto guidandola. La piattaforma inerziale di Bosch è una roba che funziona in una maniera stupenda, stupenda. Comunque, non aggiungo altro e godetevi questa prova, perché è sicuramente una delle più assurde del canale. Allora ragazzi, lei è la moto, la prima che abbiamo appunto da provare in questa mini serie di test elettrici. Siamo insieme alla Gran Turismo di Zero, la Zero DSRX. Saliamo subito, la riportiamo a casa, avremo la possibilità appunto di tenerla un giorno intero. La prima sensazione, qui non si tratta di selle, di altezze, di comodità, ma non avere la frizione ti dà un fastidio cioè un fastidio iniziale che non potete capire. Per accenderla tiriamo giù il tasto rosso, vedete si accende la spia verde che vuol dire prego vai pure. Madonna, che roba strana,
Allora, come ben vedete, adesso siamo in mappa eco, abbiamo 5 modalità di guida diverse qui, per cui poi dopo andiamo a vederla nel dettaglio tutte quante. La mappa eco in questione ha tantissimo freno motore, per cui come mollo si sente che la moto tende a rallentare parecchio, diciamo. A livello di seduta siamo veramente comodi, la sella è morbidissima, l'altezza è veramente top per una moto del genere, questo segmento qui, 82,5 cm, tocco veramente da Dio. La moto ovviamente non scalda, non fa rumore, proprio sembra morta. Non avere la frizione fa uno strano che non potete capire. Zero silenzio, l'accelerazione qui è abbastanza decisa, siamo nella mappa più scarsa, per cui niente di che, e bisogna anche considerare che abbiamo un controllo di trazione che è veramente importante. Consideriamo 225 Nm di coppia senza controllo di trazione, si apre tutto e non hai le gomme calde e l'asfalto non è alla temperatura giusta, è un attimo che arrivi dove non devi arrivare. Fa strano perché le macchine non ti sentono arrivare, sei un'ombra nel traffico. Allora, a noi la mappa eco ci ha già stancato, per cui proviamo a mettere in standard, che è la versione quella che potrebbe essere un road nelle altre moto, la selezioniamo e andiamo. Ok, già qui il discorso cambia, La frenata è veramente valida. Considerate ragazzi che qui parliamo di 250 kg sia pieno che a secco, non un peso piuma proprio per niente. Porca boia. E poi questa è la modalità standard. Come cammina? In standard il freno motore non è esagerato, quindi siamo lì il gas, diciamo che lei tende ad andare ancora. Proviamo a mettere in sport tenendo premuto. Posso andare a cambiare anche in marcia? Ok. Quindi adesso siamo nella modalità più cattiva. Proviamo a dare una bella tiratina. Porca. Caboia. Oltre a sport abbiamo rain, in cui abbiamo il controllo di trazione al massimo e poco freno motore, la eco appunto, e in più quella personalizzabile a piacimento, in cui possiamo andare ad impostare tutto come interessa a noi, qualsiasi livello, potenza, freno motore, controllo di trazione, tutte queste cose qua. Qua nel cruscotto, come potete vedere, abbiamo tutto quello che ci serve, la batteria, l'autonomia che abbiamo, temperatura, eccetera eccetera. Puttana. Fa ridere, fa. Anche adesso siamo a 90, apro. Fa impressione. A livello di guida, quello che se non altro ho notato adesso, perlomeno sul dritto, è che a livello di frenata, che forse è una delle cose più importanti su una moto di questa portata qui, è veramente valida. La moto frena benissimo. Abbiamo un cerchio di 19 davanti, per cui la moto, più che una Gran Turismo effettiva, nasce anche per un utilizzo da fuoristrada. Devo dire che la guidabilità non è male. Sicuramente qui le macchine non si spostano perché ti sentono arrivare, ma perché è una roba incredibile. È una roba incredibile. Vedi, la gente non ti sente. Mi devo dire che non si guida male per niente. La visibilità è ottima, il cupolino davanti è regolabile, abbiamo il portatelefono, abbiamo un serbatoio vuoto, per cui qui oltre al cavo, io adesso ho infilato la mia felpa, ma uno zainetto ce lo infili. E altra cosina bellina, come avete visto, ci sono anche queste due insenature laterali, dove qui c'è un po' meno spazio, qui un po' di più, dove appunto possiamo andare a inserire oggetti per lunghi tratti, perché come avete visto bisogna aprirle con le viti, per cui diciamo che qui non hai rotture per quanto riguarda il discorso scarico. Quello che noto anche dopo essere venuto comunque qua con una moto come la Panigale, fa un casino tremendo, ma in ogni caso, anche andando in giro magari spesso con GS, ovviamente non, cioè io pago per fargli fare più rumore, quindi figurati. Il discorso è che qui vai in giro con una spensieratezza, zero mal di testa, zero casino in testa, sembra di stare su una nuvola. L'hai mai provata questa? Ah, questa vola, eh. Dio, buona roba, è incredibile. Fa paura. Da fermo il controllo di trazione taglia tanto, ma quando sei a 30 che apri tutto, voli via, voli. C'ha una guidabilità poi che fa paura. È vero, è vero. Perché c'ha il peso caricato nel posto giusto. Ah, vola. Niente, se non l'hai provata la facevo provare, ma... Immaginavo. Ciao Mixo. I sorpassi di solito quando sono a bordo di una moto abbastanza potente dico che non esistono, nel senso che basta dare un filino di gas e il sorpasso lo porti a casa. Con questa non c'è neanche bisogno di dare il filino di gas, cioè proprio pensi di sorpassare e sei già dall'altra parte. Cioè guarda, sono qui, devo sorpassare.
Avete sentito? Oh, io ho sentito. Cioè, come ha detto Mix, a livello di guidabilità è una roba impressionante, perché il peso è tanto, ma è tutto caricato sul davanti, quindi nonostante la gomma anteriore un po' grossa, si ha un controllo spettacolare. Scala 2 marce, vrim vrim. Anche non avere il cambio, ragazzi, di una roba di uno strano. A livello di stabilità, tanta roba. Cioè, guardate, sono fermo senza mettere i piedi giù, hai 3 all'ora e potrei andare avanti all'infinito. Guarda che roba incredibile, bilanciata perfettamente. Poi, piccola chicca, abbiamo la retromarcia. Ok, pesa, ma ci sono tante moto che pesano così che non ce l'hanno, quindi comunque è validissima anche questa cosa. Tempi di ricarica non assurdi. L'autonomia di questa in particolare si attesta intorno ai 290 km se guidati così, nel senso nel traffico, non importa se accelerando o decelerando, cosa che a un motore termico in realtà fa consumare di più. Qui no, perché la batteria comunque si ricarica di continuo, non abbiamo dispersioni esagerate. Qui la si vede calare parecchio se si supera una certa velocità, per cui anche in autostrada, se si fa un viaggio ai 100 avremo un tipo di autonomia, se lo si fa già ai 140-150 i chilometri calano, per cui bisogna darsi una regolata anche per quello. Però metti caso devo farmi un bel viaggio, una sosta in autogrill la bisogna mettere in conto, ecco. Molto bene, adesso lo andiamo a provare in panoramica. Allora, sicuramente una cosa positiva è che con questa qui puoi uscire di casa qualsiasi ora della notte, dalla mattina o del pomeriggio senza dar fastidio a nessuno. Io con la Panigale devo essere un attimino veloce a uscire di casa, perché sai com'è, non voglio dare fastidio ai vicini. Con questa invece senti, o meglio non senti. Allora, noi siamo tornati da San Marino, siamo arrivati a Cattolica Gabice, la moto ha perso un 25%. Beh, ci sta, non è malvagio. Vai via con un morbido, con un gusto, ragazzi, che è veramente indescrivibile. Poi basta veramente un affilino di gas, perlomeno qua adesso in sport, e hai tanta spinta senza bisogno comunque di aprire tutto. Io l'ho fatta provare anche nella lavabo, si è trovato già benissimo dopo pochissime curve, per cui vuol dire che in ogni caso la qualità nella ciclistica c'è. Cioè, vieni sbalzato fuori dalle curve. Impressionante, impressionante. Madonna, come cammina! Si sente un po' il peso, ma ragazzi, si guida veramente, veramente da Dio. Dai, 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 proviamola, vediamo come... Madonna! Non perdi neanche minimamente tempo a pensare di dover cambiare marcia, per cui è di un progressivo sta spinta che fa... No, vabbè! Ma poi la frenata, ragazzi, ripeto, la frenata è spaventosa. Allora, adesso vi faccio riferimento al GS. Quello quando prende, prende. Questa qui però, cioè, è un continuo, proprio da appena, appena esci di curva hai la spinta proprio al, all'istante. C'è una fionda, una fionda. Una partenzina, solo che qui a 100 non faccio in tempo a arrivare. Oh sì, boh. Io posso, se faccio in tempo. È che ho un po' paura, cioè non è che ho paura, che mi fa strano aprire tutto dal fermo, quindi non ho dato gas al 100%. Impressionante, non ho altri termini. Cioè, si entra in piega in una maniera impressionante. L'ho già detto, impressionante. La sella è veramente morbida, ti dà un grip che è straordinario. Cioè, arrivi a un'altra curva che non hai fatto neanche in tempo a capire quello che hai appena fatto. Ah, non avrei detto. Cioè, ok, mi aspettavo qualcosa che andasse forte, ma quello che ti impressiona di più, vi assicuro, che è proprio il tutto insieme. Nel senso, ok, va forte, tanta spinta, ma la guidabilità, ragazzi, la guidabilità, ma senti che lavoro. Riproviamo a fare un'altra partenzina.
Ok, stavolta ci ho creduto un po' di più. Questo è con il traction in modalità sport. Ti toglie il fiato. Dopo io ho appena mangiato, proprio sento lo stomaco che dice oh. Ecco, per ora direi che gli unici due difetti che le sto riscontrando sono l'autonomia. Perché cioè, io se devo affrontare un viaggio, devo arrivare su Altonale, allo Stelvio, mi devo fermare 4 volte. L'altra cosa che adesso neanche mi viene in mente, ah, il rumore. Il rumore, per quanto sia, rilassa questa cosa, non dà fastidio. Però oltre che il gusto appunto del motore, la gente non ti sente, non ti sente arrivare. Quindi ok, può essere una cavolata per alcuni, ma in realtà avere uno scarico o comunque un motore che fa sì che la gente, magari anche in una strada così, ti senta arrivare e magari eviti di attraversare o comunque si dia una regolata. Qui ora che ti sentono gli sei già sotto, per cui non è proprio il massimo quello. Ma ragazzi, io veramente non so bene come spiegarvi. Cioè, abbiamo un cerchio che su altre moto del genere si sente molto di più come qualcosa che per strada non è proprio il massimo. Qui abbiamo talmente un carico fatto bene sull'avantreno che la ruota grossa proprio non si avverte per niente. La conformazione poi della sella ti invita proprio a sporgerti, a piegare, per cui anche a livello di guida sportiva veramente tanta roba. Voto 9,5, 9. Adesso siamo al 60%, direi che fino a stasera mi basta e avanza. Dopodiché la mettiamo sotto carica, vi faccio vedere anche come si fa, ma in realtà è veramente banale, e domattina gliela andiamo a riconsegnare per prendere l'altra. Veramente me la sto godendo senza neanche andare troppo forte, è proprio un gusto, eh. Hai un tipo di risposta, un tipo di spinta che sulle altre moto non è neanche sognabile, per cui appunto è un'esperienza davvero davvero unica. Secondo me si può fare di meglio, comunque tanta roba, eh. Una delle tante altre moto che da avere in garage non sarebbe affatto male. Se c'è qualcuno che sull'elettrico è sempre stato molto scettico, quello sono io. Però c'è, cioè, davanti a un'evidenza del genere non puoi che essere positivo. L'unica roba appunto l'autonomia, che effettivamente cala, eh. Proviamo 0-100 in discesa. Pronti? Via! Porca voglia. Ok, allora dunque, prima di tutto andiamo a prendere il nostro cavo, che è questo qui. Quello che dovremmo andare a fare sarà semplicemente andare a connettere la nostra presa a una normalissima ciabatta e andare a collegare la moto qui. L'unica operazione che dobbiamo fare sarà andare a premere il tasto reset. Come vedete la luce verde si accende e la moto è in carica. Vedete, qui c'è la lucina blu, cioè è veramente una roba semplicissima. Un'altra cosa molto carina che ci tenevo a farvi vedere appunto è che spegnendo la modalità guida, tenendo premuto il tasto mod, ci si apre il nostro menu in cui, come prima cosa, vedete abbiamo modalità parcheggio. In modalità parcheggio, andando appunto a premere il tasto rosso, abbiamo la possibilità di utilizzare la retromarcia. Quindi io do gas, la moto va indietro. Ragazzi, veramente, cioè, cos'altro vi devo dire? Se c'era una cosa che poteva mancare su questa moto era la retromarcia, e gliel'hanno messa. Poi si spegne questo, si ritiene premuto questo e via. Allora, prima di andare a fare le ultime sparatine, vediamo un po' come reagisce lei alla sua prima elettrica. Reagisce bene. Comoda sta roba, eh. Oh mio Dio. Qui sì che si può parlare bene. No, vabbè. Tienti. Oh mio Dio. È stranissimo. 3, 2, 1. Madonna. Brum brum, brum brum, lo rifaccio. È una roba che, cioè, pronti? Bene, bene, bene ragazzi, no, ve lo giuro, una figata. Adesso vediamo poi con i modelli che ci lasciano domani, dopodomani, che cosa ne viene fuori. Ragazzi, io ringrazio gli amici di Square 42, li trovate a Cerasolo, quasi arrivati a San Marino, concessionaria Suzuki e appunto Zero. Ragazzi, tanta, tanta roba. Fatemi sapere cosa pensate dell'elettrico per quanto riguarda il mondo moto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati quando carico qualcosa di nuovo. E arrivederci al prossimo video.